Presidente, prima di questo e per essere chiari, io ritengo che deve essere sentito come test, però è giusto rappresentare un aspetto al Tribunale e alle parti che sicuramente lo sanno. Il signor Ripa, ci confermerà lui se io dico qualche dato tecnico errato, venne arrestato nell'ambito di un'operazione che si chiamava gioco d'azzardo, giusto? Per concorso esterno in associazione mafiosa. Questa accusa poi è stato poi liberato, non mi ricordo se dal tribunale d'esame o del GIP, e poi il procedimento è stato archiviato. La ragione per cui io ritengo, in base alla giurisprudenza che ieri sono andato a rivedermi, che in questi casi lo stesso può essere sentito quale test, a differenza del proscioglimento, e non deve essere sentito né quale imputato di atto connesso né come test assistito. Se siamo tutti d'accordo. Intanto vediamo se i dati sono giusti. È giusto quello che io ho detto, signor Ripa? È vero, lei è stato arrestato e indagato nell'ambito di quel procedimento, ma poi archiviato, giusto? No, non siamo andati neanche a processo. Esatto, sì, quindi è stato archiviato. Archiviato, prima. Non assolto. Archiviato. Archiviato, non assolto. Non è andato neanche a processo. A processo ci è andata la DIA e il PM. Vabbè, questo è il problema. Quindi ritiene il Tribunale che possa essere sentito quale testimone, così come consapevole della responsabilità morale e giuridica. Aspetta, dalla sentenza sezione unite numero 12.067/2010 e poi più di recente Cassazione numero 4.123/2015. Quindi può procedere leggendo la formula. Grazie. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Prego, signor Pubblico Ministero. Grazie, Presidente. Signor Ripa, intanto buongiorno. Buongiorno. Senta, lei che lavoro fa, ha fatto? Fa, immagino ancora. L'artigiano edile. L'artigiano edile. L'artigiano edile. Artigiano o proprio ha delle società di costruzioni o aveva delle società di costruzioni? Artigiano, che io sappia, è una cosa più limitata. Ha una SRL artigiana. Ha una SRL artigiana. Nel passato ha avuto una SRL che non era artigiana, con molti dipendenti, eccetera, o sempre ha avuto delle aziende piccole? No, sempre SNC nel passato, aziende piccole. Lei di dove è originario? Di Villafranca Tirrena. Villafranca Tirrena. Senta, e da quanto tempo fa questo lavoro? Si ricorda quando ha iniziato a fare questo lavoro? Nel 1985. Nell'85. E già è una cosa di famiglia, già suo padre faceva questo lavoro, sì, giusto? Sì, certo. Senta, lei ha conosciuto tale Giostra Antonello? Certo. Certo. Ci può dire, in linea generale, perché l'ha conosciuto e che tipo di rapporti ha con il signor Giostra? Io ho ceduto un'operazione immobiliare riservandomi l'appalto. Deve spiegare un attimo meglio. Intanto ho sentito poco. Io ho ceduto un'operazione immobiliare e riservandomi l'appalto. Riservandosi l'appalto. Allora, intanto io le ho chiesto però quando ha conosciuto il signor Giostra, circa... Se riusciamo a datare, sarà stato 98. Fine anni 90, primi anni 2000, sì. Giusto? Sì, sì. E lo conosce per ragioni commerciali, di lavoro, diciamo, giusto? Sì. Ed è questa la prima operazione, questa che stava dicendo, questa cessione di cui lei stira l'appalto? Sì, sì. Sì. E che lavoro si trattava, si ricorda? Un complesso edilizio di 240 appartamenti a Messina. Complesso edilizio, scusi, deve parlare più piano. 240 appartamenti. 240 appartamenti a Messina, nel quartiere di... Minissale. Quindi lei in quel caso costruisce e l'operazione lei la cede a Giostra, giusto? Sì, sì. Il finanziamento lo fa lo stesso Giostra o che lei sappia, non aspettava lei, perché lei a un certo momento fa il costruttore, giusto? Certo. Ma che lei sappia il finanziamento di questa operazione come è avvenuto? Dalla vendita. Cioè noi abbiamo preceduto, certo, che poi abbiamo tutti gli appartamenti di abbiamo preceduto per gradi, man mano che incassavano si vendeva andavamo avanti con i lavori, no? Lei si ricorda chi glielo presentò? Ogni tanto mi diceva rallente con i lavori perché non abbiamo abbastanza incassi. Ogni tanto difatti il lavoro si è protratto per oltre 10 anni. Comunque una grossa operazione, 240 appartamenti, è una grossa operazione. Oddio, alla fine sono stati 20 appartamenti all'anno, non è che sono che una cosa. Però lei parlava prima di piccola azienda artigiana, diciamo, come azienda artigiana ha costruito 240 appartamenti, non è male, Quanti dipendenti aveva? Ma forse, aveva subappaltato anche ad altri. Noi artigiani possiamo avere per legge al massimo 11 dipendenti.
E quindi lei ha costruito 240 appartamenti con questi dipendenti? Certo. Benissimo, bravo. Senta, in realtà sono 20 appartamenti all'anno che abbiamo fatto, non è che... Ma sempre 20 appartamenti all'anno con 11 dipendenti è un'ottima produttività, no? Si ricorda lei come l'ha conosciuto il signor Giostra? Chi gliel'ha presentato? Me l'ha presentato un mediatore, no? Un immobiliarista, sì. Un immobiliarista. Si ricorda come si chiama? Purtroppo al momento non mi so bene il nome. Ho presente che è morto, forse, però non mi so bene il nome in questo momento. Mi deve scusare perché io sono stato operato a cervello, quindi ho qualche po' di memoria. Però mi sembra che stia bene adesso, no? Fortunatamente. Ho avuto un problema al cervello, quindi sono stato operato, ho avuto un anno di ricovero. Dico, oltre a questa operazione col signor Giostra, lei si ricorda se ha fatto anche altre operazioni? Questa è un'operazione importante, no, certamente, che è durata alcuni anni. Effettivamente ha compiuto anche altre operazioni edilizie o altre operazioni commerciali insieme a Giostra? In qualche modo insieme a Giostra, diciamo. Ne avevamo tentata una qui su Catania, però... Ecco, allora adesso noi dobbiamo andare su questa, però questa non è andata a buon fine, giusto? Non è andata a buon fine. Ecco, mi racconta questa su Catania di che cosa si trattava, intanto qual era l'oggetto? Tra l'altro poi Giostra nell'arco degli anni me ne ha proposte anche altre sommessine, però io mi sono sempre rifiutato perché avevo problemi di salute, quindi... Non ha più effettuato altre operazioni. Ma noi naturalmente la chiamiamo qui, come lei comprenderà naturalmente, come avrà già compreso, per parlare dell'operazione di Catania, no? Di quello che vi siete interessati di Catania. Allora, ci può raccontare con un po' più ordine in questo caso, cioè nel senso con un po' più particolari intendo dire, quando è nata questa operazione, di che cosa si trattava? Le racconto tutto. Era agosto, mi ricordo perché ero in ferie. E a un certo punto, girando su internet, agosto, se riesce a datare, dico, lo conosce fine anni 90, dico, agosto, quindi... agosto 98-99, questo. Forse anche, le dico io, 2000, comunque vabbè. Guardando su internet mi sono imbattuto in una legge della regione siciliana, no? Sulla gazzetta della regione siciliana, che prevedeva che praticamente le zone agricole si potessero trasformare in zone commerciali con una conferenza di servizi e tutte queste cose. Siccome io sapevo che Giostra era in contatto con dei signori della Rinascente, per un centro commerciale a Messina, perché per la vendita di un terreno suo a Messina, ho detto, guarda, propone a questa persona della Rinascente, parlare un po' più forte, non la sento. Se gli interessa un centro commerciale a Catania, più grosso, nella zona di Catania. Loro stessi ci hanno indicato Catania, sì, come territorio, come zona, esatto, in generale. Allora, senta, loro stessi, si ricorda Giostra con chi aveva rapporti, con Auchan? Era un impiegato della Auchan, impiegato, non della, della Rinascente, dico. No, un dirigente della Rinascente. Sì, no, come si chiamava, se lo ricorda? No, non me lo ricordo il nome. Non se lo ricordo. Lei ha mai conosciuto un tale Salvini, dottor Salvini, per caso? Il nome non mi è nuovo, però non riesco ad associarlo a... al discorso Auchan. Vabbè, comunque conosceva qualche dirigente evidentemente, sì. Su cui già parlava di un centro commerciale a Messina, e quindi lei stesso gli dice, ma chiedigli se gli interessa Catania. Gli interessa, quindi che... No, lui stesso ci indica Catania. Sì, dico, in linea generale, allora, però Catania è provincia, cioè voglio dire, Catania è grande, sì, no? Sì. Allora ci mettiamo alla ricerca di un terreno su Catania. Un mediatore di Messina ci indica il signor Fiume. Io mi metto sulla macchina. Quindi un mediatore di Messina vi indica, in pratica, il signor Fiume, che cosa fa? È un mediatore di Catania? Un mediatore di Catania. Cioè. Io mi fisso un appuntamento con il signor Fiume, ci mettiamo in macchina, ci vediamo a Catania, ci mettiamo in macchina, mi fa vedere qualche altro terreno, passando sulla tangenziale io gli dico, questo terreno ci interessa. E lui mi dice che era di Ciancio, e l'ho contattato lui stesso, ci ha fissato un appuntamento e abbiamo conosciuto Ciancio. Quindi lei stesso, scusi se vado, ritorno lentamente sui punti, lei stesso quindi vede questo terreno eccetera eccetera, e poi, sì, andate a parlare con Ciancio, andate, quindi con immagino Giostra, che viene anche Giostra, con Giostra, a quel punto, Giostra, giusto? Sì. Quindi scende anche Giostra da Messina e andate a, sì, parlare, sì, direttamente da Ciancio, sì, andate dove, in che ufficio di Ciancio? Al Giornale di Sicilia.
non è il giornale Sicilia, ma si chiama La Sicilia. La Sicilia. Permetto di correggerla direttamente senza farle opposizione. Ma andate a parlare alla Sicilia, si ricorda dove è ubicato l'ufficio? Vedere se è vero che lei ci è andato? Dovrebbe essere sulla circonvallazione, lo pare. Sì, no, dico come è fatto dentro, è a piano terra, primo piano? No, salivamo, primo piano. Al primo piano. Quindi salite in questo ufficio e parlate col Ciaccio di questa operazione commerciale. Quindi che cosa gli chiedete? Se era disponibile a vendere i terreni, cosa? Gli prospettiamo l'operazione, la possibilità di fare un centro commerciale. Lui ci dice: guarda, io non sono interessato, sono interessato alla vendita del terreno. E dopo svariate volte ci siamo visti, abbiamo raggiunto l'accordo sul prezzo, abbiamo fatto il compromesso a nome di una società di giostra inattiva in quel momento. Si chiamava? Pragma, lo pare. Pragma. Pragma, mi sembra. Non è Euro Edil. Mi sembra che si abbia un altro nome. Comunque. Era una società inattiva, in poche parole. Una SRL inattiva. Ah, forse i preliminari li avete fatti con quella. Sì. Sì, può essere. Allora. Infatti io parlavo dei preliminari, abbiamo fatto il preliminare con questa società e siamo andati alla ricerca dei terreni che mancavano per completare, perché il terreno di Giostra aveva, il terreno di Ciancia aveva un cattivo accesso, per procurarsi l'accesso più vicino alla come si chiama, all'uscita di San Giorgio, dell'autostrada qua Palermo Catania, ci siamo messi alla ricerca degli altri proprietari dei terreni antistanti rispetto a quello di Ciancio. Pian piano li abbiamo contattati tutti, siamo andati avanti, cioè circa, avanti e indietro per circa un anno. E per questo ci hanno arrestato, perché io nel mandato d'arresto mi sono ritrovato scritto andava spesso a Catania con Giostra, certamente a delinquere. Io ho detto se sta parlando adesso di ciò che esatto. Dove però non era contestato questo progetto del centro commerciale, loro guardavano un altro aspetto, a dire la verità. Poi, siccome la vedevano venire a Catania, avranno scritto anche questo, non lo so, come dice lei, però non era contestato questo problema del centro commerciale. Sì, è la prima volta che lei viene sentito su questo, giusto? Sì. È la prima volta? Sì. Allora, scusi, cercando di rimanere in argomento, lei ha detto fino adesso che il signor Ciancio era interessato solamente alla vendita dei terreni, giusto? Sì. E con lui fate dei preliminari. Sì. Giusto? Avete stabilito un prezzo, mi sembra, e vengono fatti dei preliminari utilizzando forse questa cifra. Mi ricordo che era in lire il prezzo, non era molto caro, però non mi ricordo la cifra. Non è importanza. Oltre a questo, Ciancio doveva interessarsi di qualcun altro? Oltre a questo, Ciancio doveva interessarsi di qualcos'altro? No, lui questa cosa la rifiutava categoricamente, tassativamente. Addirittura una volta ebbe modo di dire che aveva scelto noi, aveva deciso di fare l'operazione con noi di Messina perché per non avere a che fare con gente di Catania, perché non voleva avere a che fare con nessuno di Catania. Ah, ho capito, addirittura. Esatto. Senta, ma voi poi avete dei rapporti? Prima di dirci sì, secondo me, da quello che ho capito io, prima di darci la propria disponibilità, aveva preso informazioni sul nostro, perché ha avuto i nomi e tutto, aveva preso informazioni sul nostro passato, no? Però scusi, siccome mi sta portando lei su questo argomento, io adesso non voglio creare una polemica, ma scusi, all'epoca il passato suo e quello di Giostra qual era? Mio è normale. Lei è normale. Non aveva avuto problemi? No, io sono stato arrestato e indennizzato nel 2005. È stato arrestato e indennizzato successivamente, certamente nel 2005. Sì. Non mi ricordo adesso perché non me lo so scritto, ma non aveva avuto dei problemi con le società, no? No. Invece Giostra che aveva avuto anche problemi. Io sono cristallino. Giostra invece, invece non lo devo dire. Giostra aveva avuto problemi?
Io poi ho saputo. Risolti sicuramente, ma dico. Poi ho saputo di sì. All'epoca io non lo sapevo. Poi ho saputo, non era consapevole. Si ricorda dopo? Poi ho saputo che lui aveva avuto un fallimento circa 15 anni prima. Sì. Quindi aveva avuto una bancarotta per questo fallimento. Sì. E poi aveva avuto un altro processo che è per un riciclaggio di somme di denaro provenienti dalla mafia e in modo particolare da Sparacione Settineri? Questa cosa io l'ho appurata perché lui stesso in una causa al Tribunale delle Imprese ha esibito la sua fedina penale. Cioè, e io lì l'ho vista sta cosa. Che aveva avuto questo problema giudiziario. Esatto. Senta, poi anche lui ha il problema giudiziario naturalmente di gioco d'azzardo, ma però questo è successivo, giusto? Stiamo parlando dieci anni dopo, e quindi è successivo. Mentre quello di Settineri, diciamo, tra virgolette, è Sparacio, è precedente? Sì, era da quello che ricordo io, doveva essere almeno 15 anni prima. 10 anni quindi prima. Dico quando. No, sa perché le faccio questa domanda? Perché lei ha detto avrà preso sicuramente informazioni su di noi e avrà visto che non c'era nessun problema. Ora dico su di lei, forse non c'era nessun problema. Mi riferisco a me. Tu giostra. A me, a mio dico padre. Qualche problema in linea teorica c'era, ecco. Poi ho saputo che. Non ne avete parlato di questo fatto, è una sua deduzione. Questa diciamo. È una mia sua deduzione. Vabbè, torniamo all'operazione, no? Sì. Torniamo all'operazione. Quel che mi interessava, io le avevo fatto una domanda sul fatto, lei mi ha risposto, dice no, Ciancio non si è interessato di altro, era interessato solo a venderci i terreni, giusto? Sì. Quando voi, con che comune avete parlato, a chi avete presentato questo progetto? Noi abbiamo presentato. Qual era il comune competente? Diciamo? Il progetto al comune di Mister Bianco abbiamo presentato. Chi si è interessato per andare a Mister Bianco, presentare il progetto, fare il progetto? L'abbiamo chi era il tecnico, diciamo? No, il tecnico ce l'ho. Lei. Ce lo siamo fatti in casa il progetto, cioè abbiamo assunto un geometra e un ingegnere per 2 mesi. Io dirigevo, io sono geometra, no? E io naturalmente ho detto il progetto abbiamo fatto noi in casa. L'avete fatto voi in casa e l'avete presentato direttamente al comune di Mister Bianco. Sì, comune di Mister Bianco. E com'è andata dopo questa presentazione? Erano molto entusiasti a Mister Bianco? Vi volevano sempre ricevere? Andava tutto bene? Come funzionava questa cosa? Noi ogni volta abbiamo presentato, c'era un ufficio apposito per presentarlo. Della verità io sono stato male e ho perso di vista l'operazione. Scusi. Penso che questo sia successo dopo, però. Sì. Per un certo periodo, almeno per otto mesi. Vi interessate molto di questo progetto, andate spesso a parlare a Mister Bianco, è un progetto importante. Siamo stati al. C'erano dei problemi al comune che avete dovuto, diciamo, superare? No. Avete parlato con qualche politico, che so io? Sì, i politici ne abbiamo incontrati. Per presentare il progetto, per vedere se erano interessati a questo aspetto? Sì. Si ricorda se avete parlato, guardi, suggerisco io, con il senatore Firarello? Sì. Con l'onorevole Rotella? Sì. Sì. Come ci siete arrivati a parlare con questo? L'onorevole Rotella l'abbiamo incontrato qui di fronte, all'hotel qua di fronte, nella saletta che c'è accanto al bar. Bene, che se lo sta ricordando. Dico, e quindi queste persone le avete incontrate? Avete, immagino, parlato anche col sindaco di Mister Bianco all'epoca? Sì, sì, ci siamo stati a. Come si chiamava il sindaco all'epoca? Non mi ricordo, era una donna comunque. Era una donna, e prima di questa donna ce n'era un altro che si chiamava Di Guardo? No, con Di Guardo non abbiamo mai parlato. Con Di Guardo non avete parlato? Che io ricordi, no. A me risulta che avete parlato anche con Di Guardo. La donna invece si ricorda come si chiamava? Non so se fosse sindaco o vice sindaco, eh. Forse era vice sindaco all'epoca, perché il sindaco era Di Guardo e il vice sindaco era una donna, lei non si ricorda come si chiamava. No, per no. Caso si chiamava Caruso? Le direi la fesseria. Le direi la fesseria. Dico, queste persone le avete contattate voi personalmente o c'era qualcuno che vi faceva, mi permetto di dire, da ponte o ve li presentava, vi prendeva l'appuntamento? No, a dire la verità io... Guardi, le faccio una domanda più diretta. Lei è sicuro che Ciancio non li abbia preso un appuntamento per parlare con queste persone? No. Io, a dire la verità, avevo parecchie conoscenze in Forza Italia. Sono stato candidato alla provincia e quindi non mi ricordo di volta in volta a chi mi sono rivolto, però ero tutta gente che gravitava nel centrodestra, quindi fissavo io gli appuntamenti, capito? Me li procuravano tramite partito.
Dico, ci sono state fatte alcune intercettazioni all'epoca, sì, in cui... Scusi, Presidente, le intercettazioni non sono trascritte, allora, quindi mi sembra inopportuno anche farne menzione. Benissimo, allora io le chiedo solamente, lei è sicuro che il signor Ciancio non si è mai interessato dei rapporti insieme alla dei rapporti con la pubblica amministrazione, nel senso che non ha mai chiesto... termini, però è suggestiva la domanda. No, non è suggestiva, è una contestazione. Vabbè, a me, a me non risulta. A tecnica, ma sempre una contestazione. A me non risulta, e lui addirittura davanti a noi si è sempre rifiutato di prendere il telefono per parlare con il comune di Mister Bianco. Ok, va bene, lei ci ha detto io di questa cosa non mi interessa, ve la dovete vedere voi, sempre tutte volte, le volte che noi andavamo da lui ci diceva. Va bene, lei dice così. È la verità. Va bene. Un'altra cosa. Poi se lo facete in separata sede, io, se lo facesse in separata sede io non le so dire. Però davanti se a lo facesse? Ah, in separata sede, davanti lei a noi... non era a conoscenza di davanti a noi si è sempre rifiutato. Ho capito. Senta, Antonio D'Aquino, si ricorda chi era in questa operazione e che cosa doveva fare? Antonio D'Aquino era uno dei signori ai quali io mi sono rivolto per chiedere qualche appuntamento, mi pare quello di D'Andrea o qualcosa del genere. Quello, scusi? Di D'Andrea, con l'onorevole D'Andrea. Ah. O con Pirarello. Qualcosa del genere, comunque sempre ambienti di partito, quindi mi sono rivolto, lui è di Messina, quindi. Senta, ma a prescindere dal fatto che si sia interessato o no, lei sapeva se il dottor Ciancio aveva rapporti con il sindaco di Mister Bianco, con il sindaco di Catania, con altri rapporti, con altre personalità che si interessano di pubblica amministrazione? Con il sindaco di Mister Bianco non mi risulta, perché io non ho avuto modo di... davanti a me non ha mai parlato con... Ma con lei nessuno. Sa, allora le faccio una domanda più diretta, lei sa se quando lei è andato a trovare il dottor Ciancio, Ciancio in qualche modo vi ha detto che aveva appena visto il sindaco di Catania, il sindaco di Mister Bianco? Sì, sì. Questo gli stavo dicendo. Prego. Una volta ci disse che, cioè una volta, è capitato più di una volta che aveva incontrato Bianco, sia quando era sindaco di Catania che quando era ministro, e poi è diventato ministro, no? Dell'interno forse. Esatto. No, forse no, ho letto ministro. Ministro dell'interno dopo. Sì, sì. Dopo, molto dopo. Che ministro di cos'era all'epoca? Ministro degli interni, no? Ah, quindi succede anni dopo questo? Cioè dico nel 1990 siamo qua. All'epoca cos'era Bianco? Sindaco di Messina, di Catania. Sindaco di Catania. Senta, ma lei credeva che avreste speso solo 100 milioni e guadagnato 100 miliardi? No. Da questa operazione? No. Non ci sono questi margini. L'architetto Sergio Bortolami, lei sa chi è? No, non mi ricordo. Non sa se aveva dei rapporti con Giostra, se si interessava di questa operazione? Non mi ricordo, in questo momento non mi ricordo. Non si ricorda. Lei, essendo di Villafranca Tirrena, sicuramente conoscerà i signori Sfameni, giusto? Purtroppo li ha avuti come concorrenti. Come concorrenti, quindi impresa edile? Sì. E dico signori perché c'era il padre e i figli. Ed è stato il motivo per cui sono dovuto andare a cercarmi un cantiere a Messina, perché loro su Villafranca riuscivano a compravano i terreni più di quanto li potessi pagare io e vendevano gli appartamenti meno di quanto li potessi vendere io. Quindi sono dovuto andare a cercarmi lavoro a Messina, altrove.
Ho capito, quindi non aveva un rapporto di, diciamo, erano concorrenti, non aveva un rapporto di amicizia o di inamicizia con questi sfameni? Come tutti i paesi, il nostro è un paese di all'epoca 9.000 abitanti, ci conosciamo di vista, ci conosciamo così. Io ero stato amico del figlio che è morto, siamo andati a scuola insieme, però nulla di tutto questo, nulla di più. Non avete mai fatto affari insieme, diciamo? No, nessun affare mai. Lei sa se loro hanno avuto problemi con la giustizia poi? Certo. Certo. Giuffrida Giuseppe, che avevamo chiamato oggi e che è deceduto, immobiliare a Messina, lei sa chi è? Non l'ho mai avuto modo di incontrarlo. Lo sa cosa faceva? Qualcuno l'ha mai parlato no, di lui? No. Sapevo che era immobiliarista e basta. Ho capito. Siracusano Salvatore, sì. Lei lo conosce naturalmente. Certo. Dico, i rapporti tra Siracusano Salvatore, Giostra e lei, in linea molto sintetica naturalmente. Io l'ho conosciuto dopo che ci hanno arrestato. L'ho conosciuto proprio... Questo ci interessa poco. Prima sapeva se era socio in qualche modo? Prima ero stati soci. Sono stati soci loro? Sì. Sempre in costruzioni edili, cose di questo genere immagino? Sì. Nell'operazione questa qui di Catania Siracusano non era coinvolto? No. Si erano già divisi, credo, con Giostra. Con Siracusano si erano già divisi? Sì. E il signor Giuliano Antonino, lei sa chi è? Il nome non mi è nuovo, ma in questo momento non mi ricordo. Beh, sì che si ricorda chi è Giuliano Antonino, quello che poi ha fatto il collaboratore di giustizia, lei ne ha già parlato anche. Ah, quel Giuliano, sì. Sì, quel Giuliano lì. L'ho incontrato due volte nello studio di Giostra. L'ha incontrato più volte davanti nell'ufficio di Giostra, giusto? Due o tre volte, sì. Sì. Sa che rapporti aveva questo signore con Giostra? Quando l'ho incontrato io, cercava di... questo Giuliano era uno che praticamente faceva il santone e cercava di gabbare Giostra. Diceva che vedeva la mano della... Nella mano aveva disegnato una Madonna, vedeva la Madonna. Vedeva la Madonna nel palmo della sua mano, queste cose. Io Giostra l'ho preso, io ho detto, sì, ma dico, se sta prendendo in giro. Ma oltre a questo, lei sa se aveva dei rapporti di lavoro con Giostra? Sì. Sì, aveva dei rapporti, giusto? E si ricorda aveva che, fatto, se lei fatto... sa che tipo di rapporti aveva? Sì, gli aveva fatto in un centro commerciale a Messina, che aveva ultimato insieme a Siracusano, Giostra, e aveva fatto dei lavori alla fine, proprio a cantiere finito. Ma non sa se gli ha fatto anche da direttore tecnico per altri lavori? No, io l'ho conosciuto là. Lei sa se avevano un progetto per effettuare la costruzione di una clinica molto grande? No, questo era... Non sa se Giostra era interessato a un progetto per una clinica? No, non mi risulta. Dico, questo Giuliano... Era anche lui interessato a questo progetto su Catania, di questo centro commerciale? No. E come mai lui sa tutte queste informazioni che ci è venuto a riferire su questo progetto? Perché è un milantatore. Sì, ma come le ha sapute, dico? Perché frequentava lo studio. Se non le ha sapute da Giostra o da lei, dico, mi chiedo come... Da Giostra le ha sapute, perché frequentava lo studio. Quindi Giostra quantomeno gli raccontava questi fatti, diciamo? Sì, Giostra lo andava anche a trovare a casa. Lo stava, diciamo così, se lo stava lavorando come santone. E quindi cioè, Giuliano si stava lavorando Giostra, sì, come sì, Santoni sì. Immagino, non Giostra a Giuliano, Giuliano, da quel che dice lei, giusto? Giuliano. E quindi si faceva raccontare tutto. E quindi sarà stato questo, dico, come, perché sì, lui sì, altrimenti sì. Come le sa queste cose? Sì, è un millantatore Giuliano. E un'ultima cosa, questo progetto a Catania di questo centro commerciale, andate a parlare con tutti questi politici, vi interessate di tutti questi aspetti, si ricorda se avete mai parlato con tale Marussig? Marussig, un signore si chiamava Marussig, questo strano nome. Se ci ha parlato se lo ricorda sicuro Marussig. Non mi ricordo. Lei sa se si parlò anche con Lombardo Raffaele? Sì, chiedemmo un appuntamento con Lombardo Raffaele, però prima di diventare presidente della regione, mi sembra che... No, ma comunque non siamo stati ricevuti da lui.
ci ha ricevuto un genero, cosa del genere, o un suo collaboratore. Comunque, da quello che ho capito io, lui era, perché mentre discutavamo con questo signore che ci ha ricevuto, è arrivata la telefonata e ci ha dato una risposta in tempo reale. Da quello che ho capito io, lui era collegato in qualche modo con quello studio in cui ci ha ricevuto questo signore. Cioè, fosse il genere. Non la sto capendo bene, mi deve dare qualche particolare in più. Cioè, io intuisco molte cose, però così diventa difficile. Non abbiamo parlato con chi lui. Era questo signore che aveva questo studio, altrimenti non capiamo. Non mi ricordo, ma era un tecnico. O un suo collaboratore, o un suo genero. Non mi ricordo precisamente. Comunque un suo collaboratore politico dovrebbe essere. Sì, ma questo era interessato ad altri centri commerciali, non lo sto capendo. No. E allora quindi che cosa c'è? Lombardo non ci ha ricevuto, diciamo, però lui era in collegamento con quella stanza dove noi parlavamo con questo collaboratore suo, capito? Cioè, nel senso che gli ha telefonato a Lombardo, gli ha detto ci sono questi signori in qualche modo ci vedeva e sapeva, sentiva la discussione. Questo lo voglio dire. Ah, ne quindi che aspetta, c'era una videocamera, qualcosa, e lui sapeva cosa succedeva? Penso di sì, perché mentre discutavamo arrivavamo delle telefonate e lui, e quel signore che parlava con noi, ci dava le risposte in tempo reale. Ah, ho capito, quindi metodi molto moderni. Vi diede la sua disponibilità, almeno generica, per questo affare o no? In sostanza? Quasi tutti i politici, non quasi tutti, praticamente si informavano di quanti posti di lavoro avrebbero potuto portare questa operazione e si mettevano a disposizione per quello che avessimo avuto di bisogno. Su Mister Bianco, chi interessava dal punto di vista sociale questa cosa. L'unico che ci chiese dei soldi qua di fronte all'hotel fu Rotella. Rotella. E noi immediatamente gli abbiamo detto, guardi, le paghiamo il caffè e ce ne andiamo. Quindi vi chiese la tangente, anche Furotella, mentre gli altri ci fece un discorso largo, però noi capimmo che voleva dei soldi. Questo fatto lei non ha mai denunciato, questo discorso di Rotella, è la prima volta che finì là, pare finì là, noi pagammo il caffè e ci andammo. Ho capito, e che anni siamo? 1990? 99. Sì, 99, scusi, i primi anni 2000, sì, siamo nel 2000 probabilmente, anzi, non nel 99. Sì. Ma poi gli altri politici, nessuno si è permesso di dirci, anzi si sono messi... Sì, a me veramente la mia domanda era più semplice, io volevo sapere se il Lombardo si era interessato e vi aveva dato la sua disponibilità o meno, o se contrario aveva detto che non era interessato, diciamo, tra virgolette, a questo progetto. No, mi sembra che l'ha detto, come tutti i politici, ha detto pressappoco sì. Esatto. Mi sembra la risposta è questa. Ha detto che se avete bisogno sono a disposizione. A livello di forza politica, no? Cioè, stiamo parlando sempre a livello di forza politica. Quindi questo Marussig, anche con questo nome strano, lei non se lo ricorda? No. E tale Campanella di Villa Abate, un altro politico che forse si interessava di questa vicenda, lei sa se si è interessato di questi fatti? No, ci avete parlato? No, ci abbiamo mai parlato. Poi questo progetto cosa succede? Perché non va avanti? Perché io sono stato male. E quindi... Lei è convinto che non è andato avanti perché lei è stato male? No. Può essere, però mi sembra strano che non sia questo. Nel frattempo era cambiata anche la legge alla regione siciliana. Cioè la regione siciliana aveva cambiato... Signor Ripa, sono stati costruiti altri 25 centri commerciali in quel periodo, quindi sì, anche se è cambiata la legge... Sì, ma il comune di Mister Bianco aveva già abbastanza area commerciale. Perché che altre aree commerciali? Sono stati introdotti dei parametri, capito? Che io poi non ho più avuto modo di seguire perché sono stato male. Signor Ripa, lei sa se c'era un progetto concorrente dall'altra parte della strada, per capirci? Sì. Sì, quello. Chi era questo progetto? Si interessò lei? Dico, erano i vostri concorrenti diretti, se non lo sa lei? Guardi, se le devo dire la verità... Abbiamo saputo questo progetto concorrente. Noi abbiamo presentato il nostro progetto. E loro hanno presentato il loro. Presentato il loro.
peraltro lo stesso giorno, le dico anche. Quindi... E poi alla fine io non seguì più dopo che l'abbiamo presentato. Ma lei che quando è stato male? Se lo ricorda il giorno esatto in cui è stato male? L'11 marzo del 2003. Però precedentemente, circa un anno prima, fra me e Giosta si erano raffreddati i rapporti. Però scusi, guardi che tutto il problema nasce nel 2001-2002, nel 2003. Io le stavo dicendo, qualche anno prima, fra me e Giosta si erano raffreddati i rapporti, perché lui aveva fatto le scritture private a nome della sua società. Aveva fatto, scusi, lei? Le scritture private, sì. Cioè per i terreni a nome della sua società. E io capii che se fossimo arrivati all'approvazione lui sarebbe tenuto tutto, quindi mi sono defilato. Infatti lui cercò per un certo periodo di avere contatti con i politici autonomamente e ogni volta che lui chiedeva di essere ricevuto da Vista del Crea, io ricevevo le telefonate, dice cosa dobbiamo fare, e dice guarda io non mi interesso più, e non veniva ricevuto, capito? Ho capito, quindi la vera ragione è che lei si defila da questo progetto, insomma. Sì, perché lei era convinto che diciamo Giostra non l'avrebbe più tenuto all'interno di questo progetto, se io ben comprendo. Cioè io non avrei cioè se uno dice l'operazione la facciamo insieme prima che vada in porto l'operazione, mi devi dare le quote sociali, se non mi dai le quote sociali significa che ti viene tutta l'operazione, capito? Okay. Io non ti aiuto più. Senta, di questo progetto si interessava anche tale Azzarello, un tubista lo chiamano, che sarebbe un imprenditore di Messina. Quando c'era sa chi è questo signore intanto? Chi sì, è? Sì. È un imprenditore. Un grosso idraulico. Però esatto, quando... un imprenditore che fa idraulica, non è un idraulico di casa, diciamo. Un grosso idraulico. Le ho detto proprio questo. Ha avuto dei problemi con la giustizia, però quello che mi interessava a me è se questo signore in qualche modo si era avvicinato nel frattempo a Giostra e si era interessato di questo affare. Forse dopo che io non mi sono interessato più. Non è che lei è stato sostituito da questo signore, le rifaccio la domanda? Può darsi, non lo sa. Ma come... Un'altra cosa, su questi... Come ripeto, diciamo sì. Così, perché Giostra non era in grado di mandare avanti, non ha le conoscenze tecniche Giostra, capito? Sì, vabbè, poteva, diciamo, sostituirlo con un'altra persona. Esatto, diciamo. Infatti. Dico, questi problemi che potevano nascere con questi vicini che stavano presentando il progetto parallelo, lei non sa nulla, non sa neanche chi sono questi signori? No. Ha mai conosciuto lei tale Ragusa Rosario? Sa chi era? Sara Rosario è venuto anche a Messina più volte? Sì, una sera lo vidi nello studio di Giostra. E questo signore era interessato al vostro centro commerciale o a un altro centro commerciale? Quella sera si parlava del nostro. Del vostro. Quindi inizialmente si era interessato anche lui al vostro centro commerciale? Sì. Stasi aveva anche lui rapporti con Oshan? Con la Rinascente, scusi, ecco, vabbè, la stessa roba, no? Non mi risulta. Non le risulta? Non so, né sì né no. Non le risulta, esatto. Diciamo, nel senso tecnico. E Giostra le spiegò chi era questo signore che veniva da Catania? Sì. E cosa le disse? Che gli disse chi era? Che era uno che aveva presentato il progetto concorrente. No, lei poco fa mi ha detto che era uno che era interessato al vostro progetto, ho capito io, o no? Era uno che aveva presentato il progetto concorrente di fianco o era uno che inizialmente era interessato al vostro progetto? Non ho capito la risposta. O non lo sa? No, dico. No, io ho capito che era interessato al nostro progetto, ma che era uno che aveva presentato il progetto concorrente. Quindi aveva entrambe le qualifiche. Esatto. E in questo progetto lui praticamente se avesse concluso con noi non avrebbe fatto quell'altro, capito? Io ho capito così. Perché l'appuntamento e la questione non l'avevo trattata io, l'aveva trattata Giostra, perché eravamo nel periodo in cui ci stavamo raffreddando, capito? Quindi io capitai per caso quella sera lì. Ho capito. E poi non sa come si è sviluppata questa questione, quindi? No. Questa è sono... una delle ultime volte che lei si interessa di questa vicenda, mi sembra di capire. Sì, non mi sono più interessato completamente della questione. Dico...
Vi siete posti all'epoca il problema degli eventuali rapporti con la criminalità organizzata catanese? No. Dico, ma se uno vuol fare un'iniziativa commerciale così ampia, si pone questo problema in linea generale o no? Allora, una volta... Dico, ne avete mai discusso tra di voi? Sì, una volta Giostra, tornando indietro da Catania, verso Messina, mi posa questo problema. Dice, ma secondo te ci sono problemi? Esatto, che interessa? A noi interessa il bolle. Subito dopo aver ottenuto l'approvazione ci vendeva il progetto. Quindi noi non è che avevamo intenzione di costruire, avevamo intenzione di venderci l'operazione. Ho capito. Cioè, le stesse intenzioni aveva anche Ragusa e chiunque fa questo tipo di lavoro, diciamo. Però secondo voi non era necessario avere l'appoggio della criminalità organizzata, diciamo, in un certo qual senso? Per l'approvazione non ci serviva. Per l'approvazione non serviva. Era più importante il rapporto con i politici, per esempio, giusto? Esatto. Ho capito. Questa era la sua impostazione. Va bene. Un'ultima cosa... Sì, basta, nessun'altra domanda. Attendo le domande della difesa, grazie. Grazie. Se può andare. Possiamo sentire l'ultimo test della Fiume. Buonasera. Prendo il microfono. Lei si chiama? Al microfono. Fiume Giuseppe. Forse è spento. È acceso? Prego. Fiume Giuseppe. Nato? Il 16/11/1946. Dove? A Gravina. Gravina di Catania. Ed è residente? A Gravina di Catania. In via? Via Antonio Gramsci 62. C'è una dichiarazione, se può leggerla a voce alta al microfono. Lei deve dire questa formula: consapevole della responsabilità morale e giuridica. Può ripetere? Della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia dichiarazione. Assumo con la mia dichiarazione. L'impegno di dire la verità, tutta la verità. E a non nascondere nulla di quello che è a sua conoscenza. Non nascondo nulla di quello che è a mia conoscenza. Quindi deve dire la verità senza nascondere niente, perché sennò ci sono responsabilità morali, penali oltre che morali, per chi non dice la verità o non la dice tutto quello che sa. Prego, signor Pubblico Ministero. Signor Fiume, buongiorno. Lei ha già detto che vive a Gravina di Catania? Non ho capito. Ha già detto che vive a Gravina di Catania, giusto? Di Catania, sì. Che lavoro fa? Oggi sono pensionato. Mentre prima facevo l'agente immobiliare. Agente immobiliare. Sì, perfetto. Quindi si è interessato di intermediazione di terreni in vita sua più volte, immagino. Sì. Benissimo. In tale ambito, lei ha mai conosciuto tale Ciancio San Filippo Mario? Certo che lo conosco. Per quale ragioni? Deve parlare col microfono più vicino, grazie, che non si sente. Certo che lo conosco. Sì, per quale ragioni quindi? Che avevo un terreno a vendere e io mi stavo interessando a venderlo. Uno, in tante occasioni gli ha venduto terreni o comprato terreni, no. O solo un'operazione? In questo momento, allora ne ho comprato uno. Cosa vuol dire allora? Di tutta la sua vita solo una volta lei ha lavorato con Ciancio? Sì. Quindi è stato suo cliente solo in un'occasione, giusto? Esatto. Ho capito. Senta, e il signor Giostra Antonello, lei lo conosce? Giostra Antonello, sì. Di Messina, giusto? Di Messina. Questo signore è stato pure un suo cliente, diciamo? Non è stato un mio cliente, è stato un cliente di un'agenzia di Messina che me l'ha presentato a me. Sì. Ecco dove sono. E poi ha lavorato con lei però, Giostra? Certo, poi ha lavorato con me perché l'agenzia, essendo a Messina... Mi ha detto, dice, Pippo, interessati tu a Catania, dice, poi dice... Chi era questo di Messina, questo... È un certo Antonio Bertuccio. Antonio? Bertuccio. Bertuccio. Aspetti che vedo. Vabbè. Lei conosce tale Lillo Malgeri? Grillo? Malgeri...
Lillo, no. Un mediatore sempre di Terreni, no. Che era parente, suocero dell'onorevole Andò, no. No, non lo conosco. Vabbè. Torniamo ai suoi rapporti con i suoi clienti, giusto? Qual è questo affare che lei ha curato per Ciancio? Al Cardinale, sullo stradale, la zona con strada Cardinale? Sullo stradale San Giorgio Tangenziale. Sì. Bello, abbiamo trattato insieme al dottore Giostra. Quindi sono tutti e due si sono interessati dello stesso aspetto, giusto? Esatto. E per questi terreni cosa servivano? Cosa dovevano fare? Mi aveva chiamato l'agenzia di Messina che aveva questo cliente che doveva costruire un centro commerciale. Sì. Questo centro commerciale apparteneva al comune di Mister Bianco, il che il comune di Mister Bianco prima ha fatto fare progetti, questo e quell'altro, dopodiché se non prima completiamo Nutella non possiamo far partire questo e non l'hanno approvato. Perché è scaduta ogni cosa. E quindi è scaduta dopo ogni cosa. Si ricorda in che periodo siamo? Ma penso nel 98-99, una cosa di 88-89. Scusi, sì, 98-99, sì, verso i primi di anni 2000. Fine 99, inizio 2000. Esatto. I terreni, quindi chi è che li vendeva, per essere chiari? Di chi erano? Il dottore Ciancio. Il dottor Ciancio. E chi li doveva acquistare? Il dottore Giostra. Il dottor Giostra. Tramite una società, si ricorda come si chiamava? Avete fatto i preliminari? Sì, avevano fatto un preliminare. Essendo che il comune di Mister Bianco ha risposto in quel modo, hanno fatto scadere il preliminare e si è chiuso la partita. No, ma il comune di Mister Bianco ha risposto in quel modo dopo un po' di tempo, giusto? Dopo un 4 mesi così. Di più forse? No. Subito così ha detto che non gli interessava? Sì, ha detto così perché c'era in atto quel progetto là. Quello di Tenutella? Esatto. Che era vicino? Di fronte. L'altra parte della strada? Dall'altra parte della tangenziale, praticamente. Esatto. Giusto? Senta, in quest'ambito, lei sa chi è l'ingegner Pezzinga Marcello e che cosa... Pezzinga? Sì, e che cosa si doveva interessare per questo affare, se si ricorda? No, non lo ricordo. Non se lo ricordo. E il dottor Sciuto di Oshan, lei sa chi era? No. Fortunato e Orlando di Mister Bianco invece si ricorda sì, chi sono. Sì. E loro cosa c'entravano con questo affare? Con questo affare c'entrava che lui aveva un lotto di terreno. Lui chi? Fortunato o Orlando? Fortunato. Fortunato. Non era Fortunato Orlando, Fortunato... No, dico Fortunato o Orlando, sono due persone diverse, naturalmente. E siccome capitava in un angolo dove dava un po' di fastidio, sono partito io a contattare questo Fortunato di venderlo. Sì. Solo questo. Ma sa se questo Fortunato nel frattempo aveva altri terreni che trattava con Tenutella? No. Lei discute se è con noi e con loro. Quando lei dice questo Fortunato è con noi e con loro, loro chi sarebbero, scusi? Sapevo io che lui stava trattando i terreni di fronte dove c'era... Cioè che aveva trattato, non stava trattando, aveva trattato. Aveva trattato, perché bravo. Perché già c'era un progetto già approvato. Sì, bravo. Già c'era un progetto già approvato, perciò... Quello di Tenutella. Quello di Tenutella. Sì. E lui aveva un altro lotto di terreno da questo lato dove c'è... Il dottore Ciancio. Ho capito. E se quindi non ve lo vendeva, voi non potevate fare il progetto vostro? No, lo potevamo fare, però dava un pochino di fastidio. Fastidio nel senso che non si poteva fare l'accesso? No, non si l'accesso si poteva fare. Era in un modo, messo in un modo che era meglio per prego. Noi se lo vendeva. E Orlando? Ah, Orlando non lo conosco. Non se lo ricorda chi è Orlando? È un tizio di Mister Bianco, aveva una grossa impresa anche. I fratelli Orlando. Ah no, il fratello Movimento Orlando, Terra. Ho capito di chi sta parlando lei, ma il fratello Orlando con quell'affare là non ci potevano entrare. Con quell'affare sarebbe col vostro o con quello di Tenutella? No, con quello nostro. Con quello vostro. Perché? Perché era nell'altro lato del rifornimento di benzina di Pappalardo. Quindi loro avevano il terreno dato a Tenutella? Esatto. Ho capito. No, da Pappalardo, sullo stesso lato di Ciancio, però nell'altro lato.
Sì, quindi erano interessati al progetto Tenutella, le chiedo, o no? No, non è interessato al progetto Tenutella. Vabbè. Va bene. Lei sa se lei o chi era o Giostra, che era interessato a questo progetto, aveva avuto dei rapporti, aveva incontrato i politici interessati allo sviluppo del vostro progetto o no? Vostro, dico, lei è mediatore, no. Dico, naturalmente è il loro progetto, loro di Giostra, dico. Esatto. No, non so di questo discorso politico io. Non sa se loro si incontrarono con il sindaco, con Rotella, con Firarello, con Di Guardo? No. Ma non discutevano mai con lei? Con Di Guardo qualsiasi incontro si faceva c'ero sempre io. Con Di Guardo ha partecipato c'ero lei? Sempre io. Sì. Col vice sindaco era il cugino di Di Guardo. Che si chiama? Si chiamava? Mi ricordo come si chiamava. Vabbè. Mi dispiace. E c'ero sempre io. Sì. Poi c'è stato un po' di attesa e abbiamo avuto quella bella notizia. Cioè la notizia che loro erano interessati all'altro aspetto, cioè esatto. Stavano rilasciando le licenze esatto. Per l'altro aspetto. Invece per quanto riguarda i rapporti con Firarello e con Rotella, lei non sa no. se Giostra li ha avuti? No, non li ha avuti. Secondo lei non li ha avuti? Non li ha avuti. Lei conosce il signor Ripa che era qui oggi, l'ha sì, visto forse? Sì, era socio di Giostra. Era socio di Giostra. Sa se era socio di fatto o socio formale? Ah, questo non lo so. Questo lei non lo sa. No. Però anche lui si interessava di questa vicenda. Si interessavano tutte e due. Tutte e due. Lei dice che in realtà già dopo 4 mesi si capisce che non c'era dove andare. Scusi se gliela dico così, ma insomma lei sembra aver detto questo. Altri parlano di 2-3 anni. Cioè dice che si è aspettato, sì, si sperava che si sviluppasse successivamente. Si è aspettato un bel po' di tempo. Si aspetta, quindi è dopo 3-4 mesi che già si capisce, cioè Di Guardo sì, vi ha detto già da dopo... Da quando c'è stata la trattativa, poi le riunioni che si sono fatte al comune, tutte queste cose, ma sono passati un paio d'anni. Quindi non 3-4 mesi di più. Vabbè, allora, i 4 mesi... Come lei ha detto 4 mesi? I 4 mesi dopo l'ultimo incontro che abbiamo avuto al comune... Quindi scusi, se il progetto è stato presentato 99-2000... Di progetti ne hanno fatte fare due. Sì. Uno... Dici no, questo non può andare. Quando poi hanno visto la cosa che era un pochino seria, perché loro prima l'avevano presa così, hanno visto... Si ricorda se a un certo momento Giostra fa partecipare a questo progetto un altro socio, un signore che si chiama Marussig? No, non sa questo socio di Palermo che era di Roma poi? No, Imen City si chiamava la società? Con me non c'è stato mai questo signore. Lei non ha mai sentito di questo no. Signore? Ma ha presentato anche, hanno presentato loro la domanda poi a Mister Bianco. Si ricorda come si chiamava la società di Giostra, no? No, l'hanno presentato insieme a un architetto e un ingegnere di Roma. E come si chiamavano? Non mi ricordo chi sono. Non si ricorda? Come si chiamano? Non si ricorda come si chiamano? Esatto. Ma erano questi due di Roma? Sì. E questi, dico, chi gliel'ha fatti trovare a Giostra? È intervenuto lei? L'ha presentato il dottore Ciancio. Gliel'ha presentato Ciancio, questi soci? Ciancio in questo affare che tipo di, come si può dire, interesse aveva? Oltre ai terreni, naturalmente. Era il proprietario. Dico, certo, doveva vendere i terreni ed era il proprietario ed è chiaro che aveva la speculazione sui terreni. Ma oltre questo si doveva interessare di altro o solo della vendita dei terreni? Solo della vendita di terreno. Non sa se lui ha mai parlato con qualcuno della pubblica amministrazione, parlo di sindaco, onorevole di questo genere? No, questo non lo so. E i rapporti con Auchan o con chi era interessato a questi centri commerciali, chi li aveva? Giostra. Giostra? Giostra. E lei sa chi erano queste persone della Rinascente di Auchan che erano interessate? No, ne ha mai parlato lei? No. Va bene, nessun'altra domanda. L'interlocutore diretto era Giostra. L'interlocutore diretto era Giostra. Nessun'altra domanda.